Buongiorno, sono le 11.01 in studio Massimo Bonella per il notiziario giornale radio di Science Web Network Ecomondo 2000, alla regia centrale in Treviso, Rosario Moreno, che saluto. Vi ricordo subito che in coda al nostro GR ci sarà anche molto probabilmente un piccolo esperimento, vedremo di parlarne più tardi. Intanto iniziamo con la prima notizia che abbiamo in primo piano, notizia seria, drammatica. C'è stato lo scoppio di un vulcanello e quindi abbiamo anche morti purtroppo due bimbi. Chiusa su ordine del governatore Crocetta, la riserva di Macalube, che Legambiente gestisce ad Aragona, nell'Agrigentino. Due fratellini di 9 e 7 anni vi sono morti travolti dall'esplosione di un vulcanello. Era stato il maggiore dei bambini a chiedere di visitare la riserva nel giorno del suo compleanno, mentre col papà e la sorellina passeggiava in un'area aperta al pubblico. In una delle pozze argillose c'è stata una forte esplosione e i bambini sono stati investiti dall'ondata di fango. Subito recuperato il corpo della bimba, dopo ore di ricerche, quello del bambino. Lievemente ferito il padre, è stata aperta un'inchiesta. Dalla rete abbiamo cercato di raccogliere delle notizie e di capire cosa sono questi vulcanelli. E dunque, pur essendo un fenomeno millenario, l'eruzione di gas e argilla dei vulcanelli non è mai stata monitorata né esistono centraline di osservazione in loco. Lo ha detto Mimmo Fontana, direttore della riserva di Macalube. La stazione sismica di Favara o Favara, a 10 chilometri, ha rilevato un evento che sismografi più lontani non hanno segnalato. Forse si tratta dell'esplosione che ha ucciso i due fratellini. I vulcanelli sono pozze di fango argilloso che sobbollono per il metano sottostante. A volte il gas esplode provocando eruzioni di fango caldo, gas e acqua. Ed ora veniamo ad una notizia che anche questa sarebbe stata questa in primo piano se non ci fosse stata la tragedia dei due fratellini, riguarda Renzi e l'articolo 18. Alla vigilia della direzione del PD, Renzi affronta anche il tema caldo del lavoro. L'articolo 18 è inutile. Critico verso la cancelliera Merkel, che guida il governo tedesco, non quello italiano. Le tensioni con Bagnasco, io rispondo ai cittadini, non ai vescovi. Renzi, insomma, scatenato. Vedremo piuttosto cosa succederà con questa storia dell'articolo 18. Vediamo ora il sindacato, la Camusso. Il direttivo della CGIL ha approvato il documento finale contro il Jobax con soli 4 voti contrari su 151 delegati. Ha inoltre dato il via libera alla manifestazione del 25 ottobre a Roma, a Piazza San Giovanni, e rinviato la decisione sullo sciopero generale. Sarà una grande manifestazione della CGIL, ha spiegato il leader Camusso, ma ha precisato: non è una scelta di rottura con gli altri sindacati che incontreremo rapidamente per un percorso unitario. Riguardo allo sciopero generale, ha detto: per ora le energie sono sulla manifestazione, ma prima aveva affermato: se il governo farà il decreto, occorrerà indire lo sciopero. Dall'estero. Sarebbero 30 le vittime dell'improvvisa eruzione del vulcano giapponese Ontake, che ha sorpreso oltre 200 turisti in escursione al cratere. Pur non parlando apertamente di decessi, l'emittente NHK riferisce che 30 degli escursionisti sono stati trovati in stato di arresto cardiopolmonare. La prassi giapponese richiede, per ufficializzare i decessi e comunicarli, un esame autoptico. Nessuna conferma dalla prefettura di Nagano o Nagano. Chiusa l'area fino a 4 km dal cratere del vulcano nel Giappone centrale, inviato l'esercito, sospesi i voli sulla regione.
Ritorniamo in Italia, ci spostiamo a Milazzo, incendio alla raffineria. L'emergenza è rintrata e le squadre antincendio operanti nella zona dove si trova il serbatoio 513 interessato dall'incidente hanno ultimato l'intervento di spegnimento, così il sindaco di Milazzo, Carmelo Pino. Ora si dovrà verificare l'impatto ambientale, già chiesto all'ARPA l'invio di apparecchi per i controlli delle emissioni. Per il comandante dei Vigili del Fuoco, l'incendio divampato alla raffineria mediterranea di Milazzo sarebbe dovuto al cedimento del tetto di un serbatoio. Un tetto galleggiante si è inclinato, facendo così entrare in contatto carburante e aria. Una scintilla avrebbe poi innescato le fiamme. Per quanto riguarda la situazione drammatica che c'è in Ucraina, ultimamente nei TG nazionali, nelle emittenti che hanno avuto un po' tutte le frequenze come volevano negli anni Ottanta, tanto per essere molto chiari, ecco, su questa notizia, meglio dire, si sono un po' abbassati i riflettori. Noi vi orientiamo, sul sito internet, che è una nuova televisione online per l'esattezza, che si chiama pandoratv.it, diretta da Giulietto Chiesa, e lì avrete tutte le informazioni reali su quello che sta succedendo in Ucraina. Vi ripeto ancora il sito di questa televisione indipendente, nuova televisione online diretta da Giulietto Chiesa da Roma, che si chiama pandoratv.it. Molto facile dunque da ascoltare, anche sai su Web Network, è in collaborazione con questa emittente, con questa nuova emittente, pandoratv.it. Dunque, adesso diamo uno sguardo, prima di vedere di fare questo esperimento. Intanto vi dico che siamo in diretta con questa edizione di Ecomondo 2000, il giornale radio di Sat Web Network, in collaborazione con Pineta Oggi TV Online di Venezia. Sono le 11:08 e una manciata di secondi. Vediamo di dare un'occhiata alla prima pagina, o meglio alla homepage della nostra testata pinetaoggitv.net. Abbiamo appunto chiaramente segnalato la messa in onda di questo giornale radio. A seguire Pandora TV, ecco, ritorniamo a parlare di questa nuova televisione online che ricordo è diretta da Giulietto Chiesa. Su Sat Web Network avrete modo di vedere anche diverse interviste che noi, il sottoscritto, ha realizzato a Chiesa. Dunque, vi ricordo che nei giorni 27 e 28 settembre, in occasione di una manifestazione di piazza ad Azzano Decimo, siamo in provincia di Pordenone, organizzata da un gruppo di associazioni di volontariato, grazie agli amici di Terra Mater, praticamente sono stati inseriti anche i ragazzi di Pandora TV in un apposito banchetto. Diciamo che sono stati inseriti come espositi, che rappresentano la democrazia della comunicazione, dove pubblicheranno in particolare il progetto di Pandora TV, e sono naturalmente lì a disposizione per tutti voi per qualsiasi informazione. Dunque, per coloro che ci seguono dalla provincia di Pordenone, da Pordenone Centro, insomma dalla zona di Azzano Decimo, ecco, oggi è una bella giornata di sole, potete fare due passi e andare a vedere e capire un po' cos'è Pandora TV e quindi il progetto, le prospettive di Pandora TV. Sul comunicato stampa, che c'è qui in un page a taglio primo, in pratica avete tutte le informazioni, siti internet e posta elettronica, quindi potete interagire se ritenete opportuno. Dunque, poi andiamo avanti, c'è un comunicato stampa di Montepulciano, come sapete la nostra emittente, o meglio il nostro settimanale, che nasce qui da Pianeta Oggi TV, Salto Web Network, Pianeta Oggi Report, va in onda anche nella zona di Montepulciano, siamo nel Senese, tramite le frequenze di Teleidea di Chianciano Terme, e quindi noi interagiamo anche con questa zona, ormai lo stiamo facendo da alcuni anni, una collaborazione anche con il comune di Montepulciano che va molto bene, e siamo qui per informare gratuitamente di tutte le varie iniziative artistico-culturali della Val di Chiana e Val d'Orcia. Dunque, abbiamo infatti domenica 28, cioè oggi, alle 16:30 presso il Teatro Poliziano,
la chiusura dell'anno Contradaiolo, premiazioni e riconoscimenti, bilanci e previsioni per il Bravio 2015. Bravio 2015, lo ricordo per chi non lo sapesse, è la grande manifestazione folcloristica che viene fatta ogni anno a Montepulciano, nel centro storico, a fine agosto, credo sia l'ultima domenica di agosto, dove le varie contrade partecipano, e si tratta di spingere delle botti vuote, ovviamente, in salita ripida diciamo, dalle mura di Montepulciano fino a Piazza Grande, fino davanti al Duomo. C'è sempre, ricordo anche la diretta, ormai da diversi anni, della televisione, l'unica televisione lì della zona, Teledea di Chianciano Terme. Poi proseguiamo, abbiamo un articolo di Antimafia 2000, processo Stato Mafia, Napolitano davanti alla corte di Lorenzo Baldo. Poi a seguire c'è l'Equo Istituto di Mestre del professor Michele Boato, che informa che tra ieri e oggi ci sono una serie di iniziative culturali molto interessanti ai giardini di Via Piave. Poi si prosegue ancora da Antimafia 2000, un altro articolo, Scarpinato, nuova intimidazione al procuratore generale di Palermo. Infatti qui c'è una situazione abbastanza tesa in questi ultimi tempi, e noi naturalmente stiamo in primo piano per seguire l'evolversi dei fatti. Poi abbiamo ancora un'altra notizia, sempre dalla zona della Val di Chiana, la strada del vino nobile di Montepulciano e dei sapori della Val di Chiana senese, potete quindi poi leggere. Abbiamo alla fine una trasmissione televisiva andata in onda a Sites Web Network, perché come sapete Sites Web Network non è solamente emittente radiofonico online, ma anche televisione online, dove avevamo in collegamento Skype il dottor Giovanni Isaurini. Sì, abbiamo parlato della crisi oggi e eventualmente le formule per poter trovare una via di uscita. Il dottor Giovanni Isaurini è molto preparato su questo argomento, lo avremo anche prossimamente ospite nei nostri spazi radio-televisivi. Dunque, non c'è altro per quanto riguarda la homepage di pianetaoggitv.net, testata giornalistica TV online o news diretta dal sottoscritto in collaborazione con Sites Web Network, appunto per la realizzazione di questi giornali radio e approfondimenti vari. Vediamo, prima di dare la linea a Rosario Moreno, se abbiamo una notizia dell'ultima ora, perché c'è qualcosa che arriva. Sì, infatti, dunque, ci spostiamo a Torino. Parliamo di furti di rame, ci sono stati degli arresti, circa una decina, per l'esattezza sono 11 persone sorprese a rubare rame dentro la pista olimpica da bob di Cesana Torinese. Sono state arrestate tutte dai carabinieri. Questi arrestati di nazionalità romena sono stati colti in flagrante mentre smontavano cavi e altre strutture. I militari sospettano che si tratti di una banda responsabile di numerosi furti avvenuti nel Torinese e hanno avviato le indagini per risalire ai vertici dell'organizzazione. Bene, questo è quanto, è tutto per il nostro giornale radio Sites Web Network. Sono le 11:14 e una manciata di secondi, tra poco scocca le 11:15. Dunque, io darei un attimo la linea a Rosario Moreno, che è in regia centrale a Treviso, a Sites Web Network, per capire un attimo chi dovremmo avere in collegamento, perché c'è una sorpresa. Non è così, Rosario? Certamente, caro Massimo, io spero di riuscire a contattare i Baldi Giovani che sono in viaggio in questo momento. I Baldi Giovani sono Luca, Gianluca e Priscilla Marvel, che stanno andando al MEI a Faenza per presenziare, insomma, essere presenti anche noi come network, come tutti gli anni. Spero soltanto di riuscire a trovare la linea perché sono proprio in viaggio in questo momento. Sapete che c'è stata in questi giorni la grande manifestazione che si fa tutti gli anni al MEI di Faenza, insomma, che si parla di radio, di musica, di tutto un po', insomma, ci sono anche degli interessantissimi convegni in questo. Sentiamo un attimino, adesso sto cercando di contattarli, ma sarà un po' difficile, spero.
di contattare Sibaldi Giovani. Comunque voglio dire anche che durante la giornata tenteremo di fare delle capatine, insomma, delle incursioni qui su Science Web Network, insomma, per far sapere un po' a tutti quanti, agli amici che ci ascoltano, come sta andando questa grande kermesse, questa grande manifestazione che c'è tutti gli anni, appunto, a Faenza, che dicevamo prima. In questo momento non riesco a contattarli perché sono in viaggio e molte volte sapete benissimo che i cellulari non prendono. Adesso vediamo un attimino se riusciamo a contattare il mitichino Luca, perché il mitichino Gianluchino, insomma, sai, quando sono i Baldi compari che fanno la trasmissione del lunedì sera e improvvisamente due compari più uno. Non volevo chiamare Luca perché so che Luca in questo momento sta guidando e quindi non può parlare molto al telefono. Sì, no, è concentrato la guida. Certo, ci speravo di contattarli. Allora, cari amici, passa il telefono a Gianluca, Luca, perché in questo momento vi mando un attimo in diretta e ci date le prime impressioni del viaggio, ok? Siamo in diretta, sai? Sì, siete in diretta, andate pure. Allora, dal momento che noi cerchiamo anche di mandare messaggi di sensibilizzazione culturale, non solo, e essendo io alla guida di questa auto, io magari provo a passare la cornetta, il telefono allo speaker di punta di Sai Job Network, ergo Gianluca Mancuso, caro Sai, e quindi te lo passo subito che ti farà un excursus di quello che abbiamo detto e diremo anche in quel mail di Faenza, va bene Sai? Va benissimo. Ti sei addormentato? Ah, ci sei, perfetto. No, non mi sono addormentato. Ottimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Gianluca, le tue impressioni, dai, di questo viaggio? So che siete partiti in ritardo, eh? Ascolta, dai, sono io, non è Luca. Ho detto Gianluca, no? Buongiorno a tutti carissimi amici web radio ascoltatori, non posso dire carissimi amici web TV spettatori, perché naturalmente non ci potreste vedere, meglio così tra l'altro, perché immagino il quadretto non sarebbe dei migliori. Caro Saius, postumi del sabato notte. Postumi del viaggio della notte. Allora, caro Saius, come stai? Buongiorno a te innanzitutto, come mai questa sorpresa in diretta? Niente, volevo mettervi un attimino in difficoltà, ragazzi, per questo, perché Luca so che... Ma ci faccia piacere, come direbbe qualcuno di molto famoso. Naturalmente la combricola qua, il trio dei compari continua, e con noi abbiamo anche la presenza di una bella, cara, dolce donzella che appunto tra poco ti passo, anche a te Saius, che fa parte. Lei dice di no, no, non è ad Algisa. Ma come sempre dicono di no, ma hanno voglia anche loro di intervenire. Allora, caro Saius, ci sei? Io ci sono, benissimo, allora sì. Facciamo così. Facciamo così, voi continuate il vostro viaggio, comunque durante la giornata faremo delle puntatine così che ci aggiornerete su cosa sta succedendo a Faenza, ok? Va bene, sai, tagliamola qui, come dice. Sì, meglio tagliarla qui perché stai andando, insomma, Gianluca. Va bene, sai, per ora a dopo. Un saluto ai cari amici web radio ascoltatori, e poi ascolterete e sentirete dalla viva voce di Priscilla, la nuova. La new entry. Ho detto il nuovo diventa anche lui, e sai, si è diventato con l'inglese dopo Oxford, Cambridge e Canterbury. Abbiamo fatto lei. Bene, sai, un ringraziamento a te, ti teniamo aggiornati costantemente su quello che succede qua a Faenza, al mail 2.0 2014. Ti ricordiamo, presente anche noi con il nostro stand, che non è quello che si mette per il cuore, ma lo stand detto da Sai. Bene. Benissimo, allora ragazzi, buon proseguimento, buon viaggio e ci sentiamo. Ok. Bene, buon viaggio a tutti quanti e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao.
Ok. Benissimo, l'ultimo tratto si vedeva che non arrivava bene, insomma, l'audio, perché se chiamate sul cellulare è sempre così, insomma, è sempre un problema. Benissimo, questo giusto per dare gli appuntamenti, che durante la giornata in diversi orari, che non dirò perché voglio che restiate attaccati ad ascoltare Science Web Radio, insomma, faremo queste incursioni, queste puntatine al MEI, e i Baldi giovani ci spiegheranno cosa sta succedendo. Massimo, a te la linea. Sì, giusto per chiudere questa edizione di GR Ecomondo 2000, sono le 11:21, prossimo appuntamento con l'informazione, il bis di questa edizione alle 12:15. Per quanto riguarda la web TV invece andremo in onda alle 12:13. Grazie dunque anche a Rosario Moreno, mi associo ai saluti naturalmente all'amico Gianluca Mancuso e naturalmente un saluto esteso a tutti gli altri che stanno appunto andando a Faenza. Grazie anche agli ascoltatori che ci hanno seguito, gentili signore e signori, buona giornata, buona domenica, a presto.